Sono ormai passati quasi 4 anni dall'uscita di Doki Doki Literature Club e nonostante in questo lasso di tempo il titolo sia stato ormai rigirato letteralmente come un calzino ed analizzato in ogni suo minimo dettaglio, la community della visual novel è ancora più attiva che mai. Doki Doki rimane saldamente ancorato alla classifica dei titoli più apprezzati di sempre su Steam. La brillante e contorta storia di Dan Salvato, unita all'incredibile scrittura dei suoi personaggi, l'atmosfera, tanto opprimente quanto elettrizzante, ha letteralmente travolto l'industria videoludica in una maniera che penso nessuno sarebbe mai riuscito a prevedere. E nonostante in questi ultimi anni i dataminer appassionati del gioco siano riusciti a trovare ogni singolo segreto nascosto nella release originale, l'incredibile numero di domande ancora senza risposta ha continuato a far speculare tutti coloro che ci avessero giocato. Qual è la storia con Monica? Da dove nasce la sua consapevolezza di essere una persona all'interno di un videogioco? Cos'è di preciso Project Libitina e com'è connesso alla storia di Doki Doki? È piuttosto facile a questo punto capire come mai, in seguito all'annuncio di Doki Doki Literature Club Plus, una re-release rimasterizzata dell'opera originale, così tante persone, il sottoscritto compreso, fossero assolutamente estatiche. Per anni il massimo che abbiamo potuto fare è stato semplicemente speculare sugli aspetti più criptici del titolo, ma alla fine tutto è cambiato il giorno mercoledì 30 giugno, quando la nuova versione è finalmente approdata su Steam e console. In quanto, oltre alle varie nuove feature che questa re-release ci offre, come il lettore musicale, i collezionabili, le sue storie secondarie e quant'altro, questo piccolo titolo indie, proprio come il suo predecessore, nasconde al suo interno molto più di quanto si possa immaginare. Quindi, signore e signori, le nostre domande hanno finalmente avuto risposta. Tenetevi forte e ancora una volta torniamo insieme a discutere della vera storia di Doki Doki Literature Club. Per cercare di capire la storia esatta di Doki Doki è necessario partire da una particolare organizzazione, la compagnia chiamata Metaverse Enterprise Solutions. Siete tutti familiari con l'ipotesi della simulazione? È piuttosto probabile che a un certo punto della vostra vita ne avrete almeno sentito parlare. La teoria che ipotizza che tutto ciò che ci circonda, nostro universo compreso, sia parte di una qualche sorta di simulazione. Anche se non ne siete del tutto a conoscenza, è probabile che avrete visto un film in particolare che tratta proprio di questo argomento. Di fatto, quello che probabilmente è uno dei film di fantascienza più famosi di tutti i tempi, ovvero Matrix. E per quanto sciocca questa ipotesi potrebbe sembrare a prima vista, e liquidabile con una semplice scrollata di spalle, il fatto che confutarla realmente sia di fatto oggettivamente impossibile la rende una delle teorie più gettonate e popolari del mondo moderno. Tanto popolare, a quanto sembra, che un gruppo di dipendenti della Metaverse Enterprise Solution si incaricherà proprio di indagare, utilizzando la tecnologia e i vari mezzi messi a disposizione dalle vaste tasche della compagnia. Ma com'è possibile verificare una teoria del genere? Ebbene, la piccola task force composta dai 6 membri che avremo modo di conoscere tramite le mail ricevute durante il gioco, Pola, Ro, Ravi, Lib, Rea e Hive, decideranno di affidarsi al metodo sperimentale. Creare due universi digitali in miniatura all'interno di due macchine virtuali, popolarli con avanzatissime intelligenze artificiali e, presumibilmente, osservare se, e nel caso come, tali entità riescono a realizzare di essere a loro volta all'interno di un mondo simulato. Ora, chiunque realizzerebbe subito che un'idea del genere incontrerebbe un'enorme mole di opposizione, in quanto in una società in cui intelligenze artificiali tanto avanzate da essere dotate di autocoscienza esistono, sottoporle a un test del genere costituirebbe una violazione di un'infinità di leggi sull'etica. Per questo motivo, il gruppo di Metaverse deciderà di svolgere il tutto in segreto, alle spalle persino dei piani alti della compagnia. Naturalmente, nascondere una cosa del genere non è un'impresa facile. Per questo motivo, qualcuno all'interno della task force proporrà l'idea di usare lo sviluppo di un videogioco come copertura per l'esperimento, garantendo non solo un fonte credibile che gli permetta di coprirsi le spalle, ma creando anche una possibile fonte di grande guadagno qualora riuscissero a trovare un modo per presentare il tutto ai piani alti della compagnia, una volta ottenuti risultati soddisfacenti. E così il gruppo, utilizzando canali di comunicazione criptate, creeranno l'alias di Team Salvation, in seguito Team Salvato, e inizieranno la ricerca sui due universi simulati. Uno in scala ridotta, costruito all'interno di quella che verrà definita macchina virtuale 1, e un secondo di scala ben più vasta su macchina virtuale 2. E, come penso avrete intuito, l'universo di Doki Doki è proprio la simulazione che avviene all'interno della prima macchina virtuale. Avete mai fatto caso alle stringhe di codice che ci vengono mostrate quando resettiamo il salvataggio di Doki Doki Plus per avviare una nuova partita? A prima vista potrebbero sembrare niente,
linee e comandi generici messi lì per semplice effetto, ma se li si guarda con un po' più di attenzione si può notare qualcosa di piuttosto sinistro. Scommetto che adesso lo avrete notato. Il ripristino entità, 4 codici alfanumerici, 3 senza permessi di accesso alla macchina virtuale e 1 con permessi Monitor Kernel Access, abbreviazione di MONICA. Le nostre 4 protagoniste sono qui, spogliate completamente della loro umanità, identificate semplicemente con un codice. Esse sono indegne di un nome, stando a Pola. Dopotutto, dare un nome a qualcosa lo rende immediatamente molto più umano. Un inconveniente per la ricerca. Pola è colei che, a quanto pare, è il capo di questo team. E il membro che in assoluto sembra essere il più freddo e spietato a gestire le macchine virtuali e le entità al loro interno. A suo avviso, queste sono organismi inferiori, non paragonabili a vere forme di vita. Di fatto non dissimili da batteri, organismi da uccidere e ricreare a piacimento al solo fine dell'esperimento. E personalmente, quando ho scoperto questa cosa, sono anche stato colto da una tremenda realizzazione. Mi riferisco naturalmente al fatto che se i ricercatori di Metaverse hanno sostanzialmente creato le varie Doki, questo vuol dire che hanno anche creato tutte le disgrazie e le sventure che accadono nelle loro vite. La depressione di Sayori, la vita familiare di Natsuki, la fobia sociale e ansia di Yuri sono tutte cose che sono state programmate nella vita delle ragazze come una sorta di crudele scherzo da parte dei loro creatori. Qualcosa che per Paula e per gli altri non è altro che un semplice passatempo, mentre per le nostre protagoniste è quanto di più reale ci sia al mondo. E la stessa cosa vale per l'autocoscienza di Monica, tra l'altro. Il motivo per cui Monica è a conoscenza di essere all'interno di un mondo virtuale è dovuto al fatto che così è stato decretato da Team Salvation. Un essere umano concepito digitalmente, consapevole della propria condizione e ciononostante condannato a un'intera vita di prigionia all'interno di una realtà digitale. Ormai siamo tutti familiari con le azioni di Monica durante la storia di Doki Doki. La sua freddezza nel cancellare i membri del club fino ad arrivare a un passo dal distruggere il suo stesso universo pur di riuscire a spendere un po' di tempo con noi. E per quanto queste azioni l'abbiano alla fine dipinta come un antagonista agli occhi di molti, io a questo punto devo trovarmi in disaccordo. In quanto è importante ricordare che nonostante Monica sia più che consapevole di essere un personaggio all'interno di un videogioco, in realtà lei non ha idea né del come né del perché. Non è a conoscenza di Metaverse, né delle macchine virtuali, né del fatto che le sue amiche siano, in realtà, tanto umane quanto lo è lei. La ragazza finirà con l'essere una vera e propria vittima delle circostanze, tanto quanto lo sono Natsuki, Yuri e persino Sayori. Dopotutto, non è forse nell'istinto di ogni essere vivente il combattere ferocemente e senza pietà quando messo con le spalle al muro, colto dalla realizzazione di essere in trappola, senza un'apparente via d'uscita? Immaginate come Monica possa sentirsi quando, in seguito a un'esistenza vuota e priva di significato, riesce finalmente a mettersi in contatto con una persona reale. Qualcuno di autentico, umano, l'unica connessione che ha con il mondo al di fuori della simulazione. Così vicino, eppure completamente al di fuori della sua portata. Ma ok, ora che sappiamo l'origine di Doki Doki, è il momento di parlare del come. Cos'è che metterà in moto gli eventi del gioco? È forse anche questo opera di Team Salvation? Ebbene, la risposta è no. Sappiamo tutti ormai che Monica sia stata dotata da Team Salvation del pieno potere di modificare e riscrivere i file di gioco. E il motivo per questo è sostanzialmente quello che ho detto poc'anzi. L'idea di Paula e degli altri era quella di voler assistere a un'entità virtuale in trappola e senza nulla da perdere, autodistruggersi. Tuttavia, lo svantaggio di creare intelligenze artificiali tanto avanzate da essere sostanzialmente umane è che queste inizieranno ad ingegnarsi proprio come farebbe un vero essere umano. Qualcosa che il team, immerso nel loro senso di superiorità, probabilmente non è riuscito a prevedere. Il loro crudele scherzo si rivelerà infatti ben presto essere stato un grave errore, in quanto Monica realizzerà di poter sfruttare i suoi poteri insieme all'aspetto ludico della simulazione per tentare di mettersi in contatto con forme di vita al di fuori della macchina virtuale. E qui è dove il nostro MC, il protagonista maschile di Doki Doki, entra in gioco. Ricordate quando vi ho mostrato la schermata della simulazione poco fa, di come solo 4 entità fossero presenti? Questo è perché le 4 ragazze sono le uniche intelligenze artificiali create da Metaverse all'interno del gioco,
Il protagonista non è nient'altro che una creazione di Monica, un guscio vuoto che ciononostante avrebbe potuto usare come tramite per permettere a una persona all'esterno di interfacciarsi con la simulazione. Ciò significa che gli eventi del gioco non sono predeterminati, sono letteralmente il tentativo di Monica di trovare una persona reale con cui poter parlare e in seguito per cercare di trovare un modo per salvare se stessa e le sue amiche dalla simulazione. In seguito alla mia serie iniziale su Doki Doki vi mostrai i vari file segreti nascosti all'interno delle cartelle dei vari personaggi, e ce n'era uno in particolare che, se preso in considerazione adesso a seguito di tutte queste rivelazioni, inizia ad avere davvero molto senso. Mi riferisco al messaggio di Monica in cui la ragazza ci parlava del terzo occhio, della possibilità di poter tornare indietro, di realtà alternative e cose del genere. Ricordate di come nella lettera Monica apparisse piuttosto confusa sui dettagli, ma ciononostante fosse estremamente sicura sul fatto che ci fosse qualcosa di molto più grosso in gioco? Ebbene, finalmente sappiamo di cosa si tratta. Ed è qui che entra finalmente in scena la Macchina Virtuale 2, la seconda simulazione in scala più grande di Metaverse. Ma per me di addentrarci nel dettaglio è giusto precisare un quesito importante. Sappiamo di come Monica non sia a conoscenza di Team Salvation, delle macchine virtuali e quant'altro, quindi come farà a sapere dell'esistenza del terzo occhio e di una realtà alternativa? Ebbene, la cosa è dovuta a una chiara svista di Paula e della sua gang. Vedete, nonostante i vari test sull'universo di Doki Doki, il vero cavallo di battaglia di Team Salvation era ed è sempre stato la Macchina Virtuale 2. Il problema è che l'elevata complessità di quest'ultima la rende estremamente instabile, ed è quindi quasi impossibile riuscire a connettercisi e osservare quello che accade al proprio interno. Per cercare di arginare questo problema, Team Salvation inizierà a fare alcuni dump di memoria dalla Macchina Virtuale 2 alla Macchina Virtuale 1, nella speranza di estrapolare qualche dato utilizzabile al quale poi poter accedere tramite la connessione stabile e sicura di Macchina Virtuale 1. Ciò che nessuno poteva aspettarsi, tuttavia, è che questi dati, una volta resettata la macchina virtuale, non scompariranno del tutto come invece era stato previsto. E il fatto che, di nuovo, Monica è in grado di leggere tutti i file all'interno della macchina virtuale è il motivo per cui la ragazza sa molto più di quanto dovrebbe sapere. È molto probabile che questa si sia imbattuta per caso nei file della macchina virtuale 2 ed abbia quindi iniziato, proprio come noi, a mettere insieme i vari pezzi del puzzle. Ma quindi cosa succede di preciso all'interno di questa seconda macchina virtuale? Non molto è conosciuto in realtà. Come accennato, la connessione è estremamente instabile. Tuttavia, i vari dati che sono stati estrapolati sembrano suggerire una situazione ben più estrema e tragica persino di quella della prima. Stando a una delle mail di Paula, le entità all'interno della seconda macchina virtuale sono intente a creare a loro volta una propria macchina virtuale, una simulazione nella simulazione, in pratica, dal nome Project Libitina. Dettagli inerenti a Project Libitina ci verranno forniti come ricompensa per aver completato il gioco al 100%, sotto forma di una funzione aggiuntiva chiamata Test VM, uno strumento utilizzato da Team Salvation per tentare di aumentare la stabilità alla macchina virtuale 2. I file ricavabili sono brevi e confusi, tuttavia con un po' di pazienza è possibile ripetere il test numerose volte e mettere insieme i vari brevi messaggi per ottenere un quadro generale abbastanza conclusivo. Ora, visto che compilare con esattezza tutti i frammenti per creare un testo completo è impossibile, dato che alcuni dettagli sembrano essere stati omessi di proposito, vi elencherò quello che attualmente sappiamo accada all'interno di Project Libitina sotto forma di elenco piuttosto disorganizzato. I bambini vengono sottoposti a test di vario tipo e tenuti in celle sigillate dotate di condotti di aerazione usati per tenerli sedati utilizzando etere di etilico vaporizzato e raggruppati in grandi volumi in spazi molto ristretti. I test sono sia esperimenti sulla psiche che procedure chirurgiche, come l'asportazione di arti, qualcosa che era possibile anche leggere nel libro di Yuri nel secondo atto. Questi esperimenti sembrano essere condotti da una qualche sorta di culto che mira alla spiritualità e alla liberazione dell'ego materiale. Questo culto è a disposizione di una vasta gamma di infrastrutture e personale medico. Siamo a conoscenza dell'esistenza di figure conosciute come guardiani, che servono a formare un legame con i bambini per potenziare l'efficacia del terzo occhio, e anche di un membro innominato di grande importanza per Project Libitina, nonostante questo non sia dotato di un terzo occhio. All'interno di queste strutture i bambini vengono sostanzialmente riprogrammati e resi obbedienti tramite offerte di cibo e riparo. Il tasso di mortalità per questi è estremamente alto, ma
Qualora alcuni dei soggetti dovessero sopravvivere, la maggior parte dei risultati inizieranno a vedersi soltanto durante l'adolescenza. L'alta mortalità dei test è in qualche modo arginata dalla riproduzione selettiva di soggetti adolescenti ad alto potenziale, mentre i bambini e le bambine sterili vengono invece apparentemente nuovamente riprogrammati ed utilizzati come ulteriore forza lavoro. Viene anche menzionato più volte qualcosa chiamato Nexus, che apparentemente va oltre la comprensione del mondo materiale e sembra avere una qualche sorta di connessione al terzo occhio, ma al momento nient'altro è chiaro su questo fronte, quindi è difficile capire di cosa si tratti di preciso. Purtroppo è difficile estrapolare più informazioni di queste, ma tutto sommato è possibile ricavare un'immagine generale piuttosto inquietante da questi documenti. Io comunque lascerò tutti i messaggi che ho trovato all'interno di TestVM in un album in descrizione. Se siete curiosi e volete a vostra volta dare un'occhiata per conto vostro, potete farlo senza alcun problema. E purtroppo, per quanto riguarda Project Libitina, questo è sostanzialmente quanto. Una cosa importante da notare è che Dan Salvato ha scritto sul suo Twitter che ha finalmente ricominciato a lavorare alla sua prossima visual novel, quindi la mia speranza è che potremmo scoprire di più nel corso del prossimo titolo. Dan dice che la storia non è collegata a Doki Doki, ma tecnicamente, di fatto, Project Libitina non è collegata agli eventi di Doki Doki, quindi chissà, magari potrebbe trattarsi proprio di questo. Chi può dirlo? Io onestamente spero proprio di sì, in quanto davvero più dettagli vengono svelati su questo inquietante e interessantissimo universo, più io sono in hype per il futuro di questo progetto. Prima di concludere con il video, ci tenevo un po' a parlare anche delle storie secondarie, non solo della mia esperienza in generale con queste, in quanto c'è davvero molto di cui essere entusiasti, ma anche di cosa sono queste di preciso. In molti, me compreso inizialmente, erano curiosi sul fatto se queste fossero canoniche o meno, e quindi pensavo che ne valesse la pena discuterne in questo video. Perché di fatto sì, sono canoniche e fanno parte della storia di Doki Doki Literature Club. Ricordate di quello che ho menzionato prima? Di come Monica abbia usato i suoi poteri di accesso alla macchina virtuale per creare il protagonista del gioco? E anche dei vari dati della macchina virtuale 2 che sono rimasti impressi all'interno della macchina virtuale 1? Ebbene, entrambe le cose verranno notate da Team Salvation, che deciderà di indagare sulla cosa. Per capire se le incongruenze riscontrate siano state causate da Monica oppure da qualcos'altro, decideranno di creare una copia dell'universo di Doki Doki nel quale Monica non è a conoscenza dei suoi privilegi di amministrazione all'interno della macchina virtuale. Quindi, di fatto, gli eventi delle storie secondarie si svolgono in un universo alternativo tanto canonico quanto il primo, all'interno del quale, tuttavia, Monica non riuscirà a mettersi in contatto con nessuno al di fuori della macchina virtuale, in quanto, non essendo a conoscenza dei suoi privilegi, non potrà mai aggredire il protagonista, e quindi, di conseguenza, non potrà mai conoscerci. È quindi evidente che di fatto ci siano numerosi universi alternativi all'interno del mondo di Doki Doki. Sì, lo so, la cosa è piuttosto folle, Metaverse deve decisamente essere fermata in qualche modo, ma ok, ora che abbiamo chiarito questa cosa, andiamo a discutere un pochino anche dei contenuti di queste storie. Una delle preoccupazioni principali che si hanno quando si parla di ricreare un classico, farne un prequel o quant'altro, è sempre la paura di snaturare i personaggi, cambiarli eccessivamente o renderli delle macchiette o delle parodie di se stessi. Dan Salvato ha parlato molto di questa cosa, dicendo di come volesse impegnarsi al massimo nella scrittura di queste side stories per far sì che queste cose appena elencate non si verificassero all'interno di Doki Doki. E adesso posso finalmente dire che fortunatamente Dan Salvato ha mantenuto la parola ed è anzi andato anche ben oltre, in quanto non solo ha mantenuto i suoi personaggi fedeli alla scrittura originale, ma li ha anche espansi e a mio avviso migliorati davvero, ma davvero tanto. Le quattro protagoniste sono scritte magistralmente, i dialoghi sono fantastici e ci offrono una panoramica completamente nuova sui background e sulle personalità delle Doki, in particolar modo sulle relazioni che hanno l'una con l'altra, nello specifico la doppia coppia Yuri Natsuki e Monica Sayori. Questa è una cosa che ho menzionato anche nel mio walkthrough, ma nel gioco di base ognuna delle protagoniste era dotata di diversi piccoli quirk, dei segni particolari che le contraddistinguevano. Basti pensare alle lunghe pause di Yuri durante le conversazioni, che la ragazza che ha diversi problemi nel comunicare utilizza per pensare e cercare di trovare le parole giuste, oppure alla predisposizione di Sayori di mettere sempre il benessere di ogni altra persona prima del suo, eccetera eccetera.
Ebbene, ognuno di questi piccoli tratti delle personalità di ogni personaggio viene riportato ed anzi esplorato in profondità in queste storie secondarie. Questo non solo garantisce un senso di continuità che aiuta a rendere la storia incredibilmente più autentica e verosimile, ma anche ad umanizzare le protagoniste in una maniera davvero unica, rendendo di conseguenza gli eventi del gioco principale, se lo si rigioca dopo aver completato le storie secondarie, ancora più forti e di impatto. Tutte le backstories sono davvero incredibili ed assistere all'interazione tra le quattro è stato veramente un'esperienza fantastica e una che spero vedremo ripetersi nella prossima visual novel di Team Salvato, sia che si tratti di Project Libidina oppure no. Un livello di scrittura di questo tipo è veramente degno di nota ed è davvero palese che il team di sviluppo ci abbia seriamente messo il cuore. E con questo è davvero tutto. Qualcosa mi dice che questo non è l'ultimo video in cui parlerò di Doki Doki, in quanto il gioco ha davvero molto da offrire e penso che continuare a parlarne ne valga la pena, ma per oggi è decisamente il caso di salutarci. Io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate della storia di questa folle avventura nei commenti, io vi saluto e come al solito vi do appuntamento alla prossima. Statemi bene e continuate a supportare Team Salvato.